What a tutti ciurma e benvenuti da Giocherini in questo nuovissimo episodio su Man of Medan. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 50 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno ragazzi, un po' impaziente da un lato e dall'altro assolutamente no. Perché tutti, e ripeto tutti i nostri personaggi a bordo della nave ragazzi sono in preda alle peggiori allucinazioni. Non perdiamo più tempo e andiamo a continuare. Ok. Ok. Ah sì, sì è vero. Basta! Giulia, sì. Eravamo inseguiti dal nostro amico qua che lei vede con... Oh oh. È qui! Con la stessa faccia... la stessa faccia di Alex. Alex, ma tu non lo vedi? Oddio, oddio, non me l'aspettavo. No, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo un attimo in questo momento il quick time event. Bella la camminata plastica. Ma io mi sto chiedendo se lui lo vede. Oddio, dobbiamo scegliere. Oh merda, pupazza. Oh merda, pupazza. No, non mi fate scegliere, per favore. Oddio, no. Salta, salta, salta. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Sì, minchia, ma... No, madonna, ma sono... troppo veloci ste cose. Che c'è? Prosegui, 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 assolutamente. Via, 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 ragazzi, come se non ci fosse un domani. Chiudi, chiudi, ok, ok, sono fuori, sono fuori. Chiudi, chiudi. Oh mio Dio, se n'è andato. Che cazzo. Sono fuori loro, ragazzi, sono fuori. Sì, sono io, andiamo ora. Gesù. Abbiamo un posto sicuro. Sono tutti fuori, all'aria pulita. Almeno questo è positivo. Io spero che voi arriverete ad accorgervi tutti insieme che lì dentro c'è qualcosa che non va, perché avete assistito tutti a cose paurose e non possibilmente reali. Io mi auguro di sì. Almeno si sono uniti. Ecco, sono rientrati. Ragazzi, per favore, parlatene, vi prego. Siamo al sicuro? Credo che... Sì, non corriamo rischi. Ma chi ve lo dice? Vabbè, comunque. Arriviamo al punto della questione, ragazzi. No. No. Ok. Cioè, oh, caro. Il mio signore. Oh, ma salve. Salve a lei. La situazione sembra aver preso una piega quasi mistica. Oserei dire. Esatto. Che cosa da dire sulla mia esperienza fino ad adesso? È chiaro cosa stia accadendo? Come fermarlo? Come salvare le vite dei nostri compagni di disavventure? Andrà bene, spero. I precedenti occupanti della nave non sembra ci siano riusciti. Sì. E molti sono morti quella notte. Voglio permettermi un suggerimento. Ben accetto, certo. Mi serve aiuto? Sì, dai. Vediamo un po' come posso spiegarlo. Diciamo che qui potrebbero esserci forze in gioco più scientifiche e persino alcune più politiche, magari meno sovrannaturali. Ok, sì, sì. Comincia a essere evidente, certo, non è vero? Certo. Che mai nulla e nessuno è realmente quello che sembra. Spero possa aiutare. Non vedo l'ora di scoprire a quale fine andranno incontro queste anime sventurate. Pure io, e se signora, si possano impedire
ulteriori tragedie. Speriamo, incrociamo le dita. Mai desistere. A mai. Presto. Grazie, buon uomo, grazie, gentilissimo. Mi piace un casino la figura di questo qua. Di certo la figura dello psicanalista tipo chi era o psichiatra in Until Dawn faceva stracagare addosso. Questo si può qua sapere sembra cosa ti ha preso. Più normale. Brad, sei uscito di testa bravo. Alla grande, mi hai quasi ucciso. Bravi, bravi, parlatene. Di che parli? Come no, che parli? Andiamo, è assurdo. Che diavolo succede su questa nave? Ok, perché finalmente sembra ci siamo. Sembra che ci sia qualcosa di maligno, di letteralmente maligno laggiù. Restiamo calmi e cerchiamo di usare la testa, va bene? Ok, dobbiamo quello essere un visto. Po' più razionali. C'erano vecchi soldati, i loro cadaveri, erano morti, ma poi vivi e... Beh, non mi sembra così strano in questo momento. Alex non era l'unico Alex. Di che stai parlando? C'erano queste cose barcollanti e avevano tutte il viso di Alex. È stato orribile. Giulia, non ti farei del male. Ok, ma adesso che c'entra? No, lo so, ma... Non può essere reale. Ok. A una cosa sarei disposto a credere, ma non a tutte queste follie. Non è una coincidenza. Sta succedendo qualcosa qui. Come distinguiamo ciò che è reale da ciò che non lo è? E quello è il problema. Non dire nulla. Dove loro chi se ne frega? Ma che è? Che risposte sono? Stiamo perdendo tempo. Decidiamo cosa fare e facciamolo. Andiamocene da qui. Ci serve la calotta dello spinterogeno. Oddio, ancora la questa calottola. Calottola, ho detto. Deve esserci una radio a bordo. E tu possiamo pensi... trovarla e usarla. Bella idea, ma funzionerà esatto. ancora. Serve un modo per arrivarci. Ok, ma... Cioè, dopo tutti sti anni, appunto, dovrebbe ancora essere funzionante? Cioè, oddio, da un lato, certo, me lo auguro, però... Almeno avete convenuto tutti che c'è qualcosa che non va. Sì. Ma non mi dire. È quello credo che... siamo, per dirla tutta, completamente fregati. Va bene, almeno fin quando restiamo all'aria aperta, ragazzi, non rischiamo di incorrere in allucinazioni orribili. Cosa c'è qua? Oh, minchia, proiettili. C'è bossoli, so perlomeno. So che sembra assurdo, ma forse hanno abbattuto loro il relitto che abbiamo esplorato. Ok. Se lo dite voi, molto interessante. Sì, ma adesso... Cioè, di questo effettivamente poco importa. Va bene. Continuiamo ad andare avanti. Vediamo se ci sono cose sbrilluccicanti qua intorno. Sembrerebbe di no. La torcia ora dove l'ha presa Alex? Ce l'aveva già, non ci ho fatto caso. Vabbè. Sti cazzi. Qua cosa c'è? Bene. Inizi a bucarsi. Sarebbero utili se non fossero bucate. Effettivamente. Purtroppo così è totalmente inutilizzabile. Per cui spero voi sappiate nuotare, ragazzi. Perché... Oddio, vabbè che a nuoto da qua. Non credo che potremmo raggiungere chissà quale posto. Mi chiedo il fratello di Giulia, ragazzi, di cui non mi ricordo minimamente il nome, che fine abbia fatto. Effettivamente. Io quello che vi consiglierei è come di non rientrare. Purtroppo no, ma... Terrò gli occhi aperti. Ma scusa, Alex ha chiesto come si sale, o sbaglio? E lei ha detto purtroppo no, terrò gli occhi aperti. In che senso, scusa? Brad, non andare in giro da solo che ti ficchi soltanto in mezzo ai casini. Tu devi stare vicino a noi, va bene? Mi sa che dovremmo darci una spinta. Mi serve una mano qui. Credo che possiamo salire da qui. Ok. Dammi una mano. Ah, lei ti deve tirar su. Opla! Ti aiuto io. Chiama, aiutala a salire. Vabbè. Ce l'abbiamo fatta?
perché ste dissolvenze al nero di cui non c'era assolutamente bisogno? Non ho capito. Vabbè, come non detto, ragazze, ando state? Non stanno le ragazze, scusatene. Dove sono? Vabbè, andiamo lì sopra, Brad, vieni, segui il tuo fratellone, che ti proteggerà sempre le chiappozze. Ma dove sono andate le tipe? Dove cazzarola stanno le ragazze? Ah, ecco, vanno avanti da sole. Io vi consiglierei di non... No, non scendere, no, non volevo andare sotto. Volevo andare di qua. Ah, non si può andare, va bene, come non detto, d'accordo. Io quello che vi consiglierei è di non rientrare. Il punto è che dovrebbero farsi due domande, nel senso, perché adesso che stiamo fuori non vediamo niente di tutto quello che abbiamo visto quando invece eravamo dentro? Potreste chiedervelo effettivamente, però fa niente, vabbè, è meglio credere al fatto che sia una nave fantasma o cose del genere, vero? È chiusa? Da questa parte! È chiusa? Ho trovato un passaggio. Un passaggio? È una porta? Vabbè, diciamo di sì, come sempre, Yasanta, tocca! Ah! Oh. Passaggio, non rientrate, non andate dentro, non ci andate, voi siate maledetti. Oh, porca vacca miseria, madonna. Ok ragazzi, siamo di nuovo dentro, che meraviglia, non vedevo l'ora di rientrare e respirare nuovamente queste esalazioni velenose. Ragazzi, ma dove cazzarola siete? Ma perché vanno avanti tutti da soli? Minchia che nervi. Vediamo qua che c'è. Oh, cos'è? Che è tipo il diario di bordo, cos'è? Non lo so, vabbè. Dovrebbe essere. Sembra fossero finiti in una tempesta. Tempo e previsioni continuano a peggiorare. Vento impetuoso in aumento. Bla bla bla. Condizioni meteo critiche. Accidenti. Va bene, ragazzi, sì, voi andate per cavolacci vostri. Andate pure da soli, lasciandomi da solo qua nel buio più totale. Non fa niente. Non preoccupatevi. Non me la prenderò a morte, state tranquilli. Ok, eccoti qua, Brad. Tu sei l'unico che mi aspetta con grande pazienza. Grazie, fratello, grazie. Qua cosa c'è? Sì, ma dove dovrei andare? Scusate, di qua o di là? Ah, qua c'è una premonizione. Vediamo un po'. Ok. Vabbè. Ok, lo terrò a mente, anche se non so per quale motivo dovrei tenerlo a mente. Però che c'è qua? Che c'è? Ah, ok, è chiusa. Pensavo fosse aperta. Perfetto, allora. Andiamo, Brad, seguimi. So perfettamente dove andare. Sì. Provata la radio? Perché... No, ci sarà una radio sulla nave. Cioè, deve esserci. Ok, quindi andiamo totalmente alla cieca. Questo è certo che sopravviveremo a questo punto. Ah, ecco. Viva l'ottimismo, Brad. Come sempre. Ah. Qualcosa non torna qui. Tracciare questa rotta per arrivare a San Francisco è da pazzi. Ah, sì? Sembra volessero nascondere il loro arrivo. Ah. Come giocare a nascondino in mezzo all'oceano. Giocare a nascondino in mezzo all'oceano. Davvero? La vedo un po' difficile come cosa, ma... Ok, please. Diciamo che c'ha ragione te. Qua c'è un foglietto che io mi appresterò a leggere subito. Cosa dice? Ok, è un foglio. Finirono fuori rotta e il cielo era coperto. Forte tempesta, rotta perduta. Allagamento nella stiva 2. Troppi fulmini alla deriva. Eeeh, mizzica. Sono proprio finiti nella cacca, ragazzi. Nella cacca più nera. Persa la rotta, minchia che incubo, non mi ci fate manco pensare, perché deve essere una cosa veramente spaventosa, direi, in mezzo all'oceano, in mezzo alla tempesta. Andiamo ragazzi, vi guido io. Guardate un po' il caso, la radio in funzione.
Dovrebbe per caso dire che è un incredibile caso? Wow! No, non ci posso Come credere. Come fa a funzionare? Questo affare funziona ancora. Beh, le radio non sono cambiate molto in 70 anni. Ok. Se c'è corrente... Ci provo io. Ma come fare ad esserci corrente? Va bene, ok. Vediamo un po'. Funziona! Wow! Sì, ok. È una number station. 8 52 186. E che significa? 49 32. Ah. Ok, non ci interessa. Non ho la minima idea di cosa significhi, ma... Una banda militare. Chiediamo gli... Rush. Aiuto! Ehi, aiuto, pronto, aiuto. C'è nessuno? Mi sentite? Siamo dove non so dirvi. Siamo dove non so dirvi. Ci sento. Aiuto. Mayday. Le nostre coordinate sono, che cazzarola ne so. Se ci sentite, siamo su una nave, un mercantile. E le nostre coordinate sono... Come fa a sapere le coordinate? 12 gradi, 30 minuti sud, 151 gradi e 20 minuti ovest. Vi prego, venite subito. Ci serve aiuto. Ecco. No raga, ma adesso no, sul serio. Questa è un'emergenza. No, vabbè. Siamo su un mercantile abbandonato, grande e vecchio. Pronto? Ecco fatto. C'è qualcuno lì? Rispondete! Niente da fare. Ok, ha smesso di funzionare. Che sta succedendo? Perché è tutto buio? Brandon, do cazzo vai? Venite a vedere! Che cosa? Cosa? È un buco. Che dovrei vedere? Che? Dovrà portare da qualche parte. Ma chi forse si riesce a riattivare la corrente. Dobbiamo far funzionare quella radio. Ancora. Qualcuno deve restare qui nel caso arrivi un messaggio. Vado io. Ma se non funziona più. Ce la posso fare. Ora Oddio. Tocca a me. Ora tocca a me. Ci penso io. Là. Ci andrò. Lascia fare a Ci me. Andrò io. Non ti faccio morire su questa nave. Cosa? Lei che c'entra? Giulia, no. Non puoi proteggermi per sempre, tesoro. Posso cavarmela, fidati. Sì, certo. Ehi. Se Giulia dice che se la caverà, se la caverà. E questo è quanto. Ok. Io e te, Giulia. Vabbè. Benissimo, separiamoci di nuovo e addentriamoci. Bene. Giulia è caduta. Ok, è lì. Minchia che volo, ragazzi. Qualche osso rotto. Ancora d'un pezzo. Tutto a posto laggiù? Sì. Sto bene. Sto bene. Vedete niente? Ma che dobbiamo trovare il generatore. Se riusciamo a farlo partire, alimenterà la radio. Aspettiamo alla radio. Ok. Ecco. Bene. Oddio, di nuovo. Di nuovo nelle profondità. Ehi. Che? No, ragazzi, io mi Dopo sto ancora te. Chiedendo... Come facesse lui a sapere le coordinate precise? Io non so se adesso avevamo trovato qualche documento o qualcosa. Fatto sta che i tipi si erano pure persi. Cioè, come fa a sapere le coordinate? Vabbè. Siamo nei punti inferiori della nave. Bene, proprio il posto migliore dove stare, eh? Sì. Proprio il posto migliore, accidenti. Già so che non mi piacerà affatto. Non mi piacerà affatto. Aspetta, Giulia, no, fammi entrare! Esci da lì immediatamente! Fammi entrare. Che cazzo. Ok. E minchia Alex. Vediamo un po'. Quali cose troveremo qua dentro? Cos'è questo? A quanto pare è scoppiata una rissa e hanno sbattuto in cella questo Charlie. Ah sì, questo era il rapporto che avevano fatto ai due tipi ragazzi che abbiamo conosciuto, tra virgolette, all'inizio, diciamo così.
Questa era chiusa all'inizio, vero? Rapporto dell'ufficiale medico. Incontro, Stati Uniti, studi svolti, agenti chimici e biologici, eccoli là. Ah. Testare l'effetto su soggetti umani degli allucinogeni, eccoli là ragazzi. Scatenare un potente stato allucinatorio, estremamente convincente, soggetti che vedevano o sentivano eventi inesistenti. Terrore atavico, implacabile nella sua intensità. Benissimo ragazzi, adesso sì che sapete cosa c'è su questa maledettissima nave. Non vuoi parlarne con lei e condividere con lei la tua scoperta? Dico io. Non vuoi? Ah, c'è un altro foglio qua. Non vuoi, va bene, ok. Questo cosa dice? Furto, 2 giorni di reclusione, bla bla bla. Ok, non ci interessa. Direi che abbiamo fatto la scoperta dell'anno, trovando quel foglio che parla di allucinogeni, stati allucinatori, eccetera. Ma Alex non ha la minima intenzione di parlarne con la sua fidanzata. Se usciamo vivi da qui, mi faccio 100 bagni bollenti. Aha. Ce ne andremo da qui. Vive il lago! Lo spero. Mi sbaglio mai? Sì. A volte. Tutti si sbagliano, voglio dire. Non è che... Sei... Ecco qua. Ricominciamo. Che palle. Che c'è qui? Ah, la foto del... Del figlio del soldato. Forse era il figlio conosciuto. Di qualcuno a bordo. Già. L'abbiamo conosciuto... L'abbiamo visto morire grazie all'allucinazione che rappresentava questo stesso ragazzino. Wow! Cristo! Sì, questo è il cadavere del medico che era rinchiuso nell'armadietto. Stranamente, ma sì, forse ci si era rinchiuso per scappare dalle allucinazioni e chi lo sa. Vabbè, prendiamo pure quest'altro foglio. Nevrosi moderata... Ok, vabbè, questo tipo, ragazzi, a quanto pare stava avendo crisi di panico, attacchi di panico, nevrosi, ricordi vividi e inquietanti. Ah no, potevo girarlo, aspetta, mannaggia, santa. Vediamo dietro cosa dice. 25 anni in perfetta salute, riuscito a calmarsi, chiaro caso di disturbo da stress post-traumatico. Beh. Va bene, dopo aver fatto anche questa breve visita all'infermeria, direi che andremo di qua, dove già Giulia si è avventurata. Ok, il fumo verde che sale, come sempre, è estremamente incoraggiante. Che palle, ragazzi, che palle, ma perché, perché? Aspetta prima di calarti, fammi vedere prima qua cosa c'è, non possiamo proseguire. Vieni a vedere. Guarda, che cosa, che cosa, che cosa? Che c'è? Sarà la sala macchine. Ottimo, questo è un generatore. Scopriamo. Sì, certo, certo. Merda. Che? Niente più scala. Posso saltare a terra. Aspetta. Oddio. Tutto bene? Sì, a posto. Scendi ora. Per i doppiatori in certi momenti, ragazzi, non sono impegnati più di tanto. Merda, niente più scala. Cioè, ok, siete bravi ragazzi. Come diavolo farete a tornare su? Vabbè, basta che vi date una piccola spinta. Che c'è? Cattro. Visto anche tu, vero? Ovvio, no. Certo che no. Ehi. Okay. Sì, per la prima volta comincio a capirci qualcosa. Che cosa? Non mi ha salito niente. Quindi, la nave trasportava l'oro della Manciuria. Ma sembra che non fosse affatto oro. È un composto tossico. Oh. E c'è questa strana nebbia. Ok, no? Oh, sì. Forse è quella l'oro della Manciuria. Finalmente. Forse lo stiamo respirando e ci sta mandando tutti fuori di testa. Oh, sì, finalmente. Queste cose che ho visto erano davvero assurde. Un ragionamento sensato. Erano allucinazioni. Beh, il ragionamento fine. Sì. Sappiamo che la ciurma era terrorizzata da qualcosa. Già. Avranno visto cose inimmaginabili e pensato che fossero reali. Non potrebbe avere a che fare con l'aereo dell'immersione? Non lo so, pare che l'aereo sia entrato in contatto con la nave, ma è una teoria. Oddio. D'accordo, su, andiamo. Ho capito, però uno dovrebbe trovare un metodo. Ovviamente, ragazzi, la registrazione si è interrotta giusto nel momento in cui mi sono stracagata addosso. Io penso che dovrebbero trovare un metodo per capire come continuare a distinguere la realtà dalla finzione, perché non è facile.
Non è facile, ragazzi. Cioè, oddio, magari vedi una cosa che è talmente assurda che puoi arrivare a pensare che è finta, però magari lì per lì, nel momento della paura, del panico, non ti fermi a riflettere razionalmente, ecco. Questa non può, non possiamo usarla? No. Ok, allora. A volte mi chiedo, e se fossimo andati in vacanza in Giappone? Sta zitto. Sarebbe stato sicuramente molto meglio, Alex. Molto meglio, almeno non ci saremmo ritrovati qui. Qui a girovagare in mezzo a sta fumella verde che continua a minacciare la nostra sanità mentale in maniera assolutamente pericolosa, direi. Per cui... Va bene, c'è qualcosa di utile che possiamo usare qua sotto o devo continuare a girare? Ok, qua possiamo interagire. L'ho trovato! Ah! Grazie al cielo! E funziona! Ehi, miracolo! Sì, miracolo! È proprio lui. Aziona l'interruttore e torniamo su. Vabbè, mi preoccupa un po' sta cosa. Torniamo di sopra. Ma... serve un'altra strada. Ecco. Aiuto! Dovete aiutarci! Mi sentite? Dov'è per Fliss? Favore! Dov'è Fliss? Chiarite, qual è il problema? Passo! Siamo in pericolo, ok? Qui è un vero e proprio incubo e ci serve aiuto. Ora! Passo! Come fa a crederti? Una missione di soccorso sta per raggiungervi. Passo! Ah? Ecco qua di nuovo. Cazzo. Funziona! Merda! Andiamo! Questi tipi, io non so se prima avevano davvero ascoltato le coordinate che Alex aveva comunicato, ma... vabbè, diciamo di sì, quindi dobbiamo trovare un'altra strada per tornare su. Ok. Ehi, guarda qui. Cos'è? Il Rebreather! Com'è possibile? Madonna mia, come cazzo! I pescatori l'hanno preso dalla Duke. Per te funziona ancora? Rimangono solamente pochi minuti di aria. Ah. Lo portiamo con noi? Beh, direi di sì. Ci rallenterebbe. Ah. Ma magari può, cioè, servirci. Prendilo. No, dovremmo portarlo. Alcune sezioni della nave sono sommerse. Ma non è... ma magari... cioè, se dà ossigeno buono, magari può esservi utile. Oddio. Oh, sta succedendo qualcosa. Ferme ta gueule de merda. Tu dis n'importe quoi! Tout ce que tu racontes, c'est des conneries! Alors, ferme ta sale gueule de merde! È già morto, amico. È già morto, amico. Oh mio Dio, com'è morto? Shh! Che ne so, che ne so? Non lo so. Credi che sia. È stato lui che abbiamo annegato, ragazzi. Oddio, mi sa di sì. Oddio, sì. E vabbè. Quello ci servirebbe, in effetti. Oddio, che gli devi fa? Oddio, che... Che... Oddio. Ragazzi, non mi fate vedere, per carità. Per carità del cielo. Ok. Ma no, siamo... chi viene a chercher? Les esprits des morts viennent me chercher? No! Ma dai! Ma se stavo premendo bene! Che palle! Ah, ecco, mo sì che ci rallenta. Che palle. Stavo premendo bene, però, eh. È inutile nascondersi, brutte merde. Oh, ma ti sei guardato allo specchio? Perché volete tenere tutto l'oro? Ma che oro, amico, che oro. Ce n'è abbastanza anche per me, più che abbastanza. Siamo compagni d'avventura, no? State cercando di tagliarmi fuori? Continua a vaneggiare, figlio mio.
Ancora? Ma raga, se mo di nuovo... tenervi loro. Allora mi lasciate qui. Ma io sono il capitano. Qui comando io. E sono io quello che decide chi va e chi resta. Ok. Ci stacco il piatto sul culo. Ti prego, dimmi che hai un piano di fuga. Come faccio? Ma... vediamo cosa fa. Restiamo nascosti. Oddio. Vediamo che succede. Oddio, raga, spero di non aver fatto una... Oddio, un'altra volta. Gli americani hanno invaso una terra straniera e sono finiti male. I generatori funzionano. Loro è mio. E ora finalmente tocca ridistruggere tutto. Oddio. A me! Con questo cazzo di martello gigante! Ma che cazzo? Cioè, da un lato è difficile. Mamma mia. Cioè, riuscire a stare dietro non è così facile come sembra, specialmente quando va così veloce. Oh, meno male. È andato di là, penso. Ecco qua. E dai. Che cazzarola ci siamo nascosti a fare se adesso ci dà la caccia di nuovo? È finita. Dimmi che è finita. Come fare a essere finita? A posto. Per ora. Appunto. Mamma mia. E che nessuno si azzardi a cambiare. A cambiare che co... Giratemi. Piano. Lentamente. Ok, amico, ok, ma... stai calmo con quella, eh. Niente scherzi. No, no. State di mani. Con calma. Ok. No, no! Non in quel modo! Come, come? Non dovete trasformarvi! Oddio. Metti giù la pistola e nessuno si farà male. Pensate volessi far male a qualcuno? Beh, mi stai puntando una pistola contro. Potete sentirla anche voi? È così, vero? Che cosa? Ah, ancora! Sta di nuovo cambiando tutto! Oddio. Cos'è che sta cambiando? Indietro! Scappate dalla nebbia! Ehi, qui non c'è nebbia. Attenti! Oddio. Non respiratela! Cosa fa? Che ne so. Aspetta, cos'è questa nebbia? Che cosa fa? Viva! Addirittura. Fa resuscitare cose che non dovrebbero essere vive. E qui dentro... è entrata con noi adesso. Per favore, calmati! Basta! Basta! Ma smetti anche di noi, vero? Ma che stai dicendo? Metti giù la pistola, ora! Ragazzi, qualcuno si farà male. Perché mi dici cosa fare? Avete respirato la nebbia! È finita! Oddio. Posso sentirlo? Non so cosa fare. C'era qualcosa nell'altra stanza. No, non dire nulla. Proviamo a star zitti. Avete respirato quella cazzo di nebbia? Dimelo! No, abbiamo trattenuto il respiro. No, abbiamo trattenuto il respiro. La nebbia non è dentro di noi. Ah, davvero? Sì. Sarete esperti in immersioni, ma non pensate di fregarmi. Oddio. Siamo stati qui per delle ore. E allora che vuoi? Che me lo chiedi a fare? Il respiro? Lo state trattenendo ora? No, aspetta. Abbiamo preso un ribrite dalla barca. Cosa? Serve per toglierci la nebbia dai polmoni. Sai, puoi usarlo anche tu, ok? No. Via, lontano da me. Oddio. È in me. Ho la nebbia dentro, vero? Oddio. È dentro di me. Oddio.
Vabbè, la se... sento vorticare dentro di me. Mi sta cambiando dall'interno. Vabbè, se lui si spara a me sinceramente non importa molto, ragazzi, eh. Distrai. No, no, non c'è nessuna nebbia dentro di te. No, sono tutte bugie. Ma non mi puntare la pistola. Vedete dentro di me, vero? E dai. Volete fregarmi? La nebbia è... Ma che dentro. Palle! Deve durare ancora tanto sto salasso! Sta divorando! Ah. Ehi! No! Aspetta! Oh, porca merda! Che avrei dovuto fare, ragazzi? Cazzo. Cioè, che lui muoia a me sinceramente non fa né caldo né freddo, però non so, avrei potuto fare in un altro modo? Vabbè. Ci siamo tolti un problema di mezzo. Vabbè, no, a parte gli scherzi, non so, ragazzi, se... Avrei potuto fare in un altro modo, sicuramente c'era un altro modo, ma non so se il destino di questo tipo effettivamente sia soltanto questo in questo gioco. Però, vabbè dai, quest'oggi non abbiamo visto granché perché fortunatamente i nostri personaggi sono stati pure un po' di tempo fuori dalla nave e grazie al cielo Alex è riuscito a capire che scientificamente parlando, proprio materialmente parlando, c'è qualcosa di tossico all'interno che fa sì che vedano queste schifosissime allucinazioni. Vedremo, ragazzi, dove andrà a parare il tutto la prossima volta. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Abbraccio a tutti, ragazzi, da Giochirina. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!